Ciao a tutti, io sono Sabrina e oggi vorrei parlarvi di un tema molto delicato. Oggi parliamo di mindful eating. Mi sono avvicinata a questo approccio alimentare, chiamiamolo così, circa un anno fa, quando stavo cercando di perdere peso, e effettivamente il mindful eating potrebbe aiutare a dimagrire. Che cos'è il mindful eating intanto? Mindful eating vuol dire mangiare consapevolmente e quindi assecondare il proprio senso di fame e non mangiare qualcosa soltanto perché ce la si presenta davanti o perché vogliamo finire il piatto o perché siamo giù di morale. No, mangiare semplicemente perché abbiamo fame, anche perché magari sentiamo voglia di quella cosa, allora la mangiamo, ne mangiamo una e basta. Poi non ci abbuffiamo finendo tutta la confezione. Se abbiamo voglia di un biscotto, mangiamo un biscotto, ce lo concediamo, non ci priviamo di niente e basta. Se un giorno abbiamo voglia di mangiare pasta e poi la sera pizza e la mattina una brioche, la mangiamo. Non ha senso privarsi di una cosa e poi recuperare tutto, perché si ricade in un circolo vizioso che è fatto di restrizioni e poi ricompense, ma che in realtà sono distruttive, sono dannose. Quindi meglio mangiare un biscotto perché si ha voglia di un biscotto, se ne mangia uno e basta. E non perché un giorno siamo tristi e allora ok, basta, mi compro il pacco di biscotti, lo mangio tutto stasera. In più ho letto questo libro, l'ho trovato veramente molto utile, ne ho sentito molto parlare, ho visto qualche recensione qui su YouTube e qualche podcast, ed effettivamente è molto utile. Ci sono anche delle meditazioni guidate o comunque degli esercizi da fare che ancora non ho provato, però vorrei provarli qui con voi su YouTube e quindi magari registrarmi mentre li provo e mettere in pratica quello che dice il libro, così che magari possiate farlo anche voi se volete avvicinarvi a questo stile alimentare. Ma perché oggi voglio parlare di mindful eating? In primis perché, ok sì, io ho cercato di avvicinarmi a questo approccio un anno fa, però effettivamente sto traendo un grande giovamento nell'ultimo periodo in cui ho perso un po' di peso. Ripeto che io non uso la bilancia, quindi cioè non mi peso da mesi ormai, non so il mio peso, però lo noto guardandomi allo specchio o vestendomi, noto che le cose mi vanno più larghe e mi vedo meglio allo specchio e sono molto felice di questo, perché effettivamente volevo dimagrire un po' e cioè ne sentivo il bisogno e ce lo sto facendo, perché in questo periodo sto mangiando totalmente mindful, sto mangiando totalmente come voglio, senza privarmi di niente. Neanche prima avevo dei rigidi schemi mentali, cioè sì, prima sì, però da un anno a questa parte non più. L'unica cosa che mi imponevo di fare era avere un pasto bilanciato dal punto di vista dei macronutrienti, quindi un po' di carboidrati, un po' di grassi, un po' di proteine, un po' di fibre. Adesso sì, più o meno ci provo, però se in un piatto manca qualcosa di questi macronutrienti non ne faccio una tragedia. Se mi va quella cosa, mangio quella cosa. Un'altra cosa che ho iniziato a fare è chiedermi se una cosa mi va veramente. Se ad esempio, non lo so, penso che ho voglia di dolce o della cioccolata nella dispensa e sto per prendere quella cioccolata, dico sì, però mi va veramente? E mi rispondo. E se me lo chiedo, di solito è perché non mi va veramente. E quindi lascio perdere, magari o mangio qualcos'altro che mi va di più, perché così magari ne mangio anche di meno, invece una cosa che non mi soddisfa al 100% potrei anche mangiarne di più. Oppure non mangio niente e poi torno dopo o non torno più. Quindi appunto cerco di mangiare quello che mi va. In questo periodo, un periodo un po' pieno di cose da fare, tra varie uscite perché siamo di nuovo in zona bianca, ma anche studiare per la sessione, mi sono ritrovata a mangiare molto spesso insalata di couscous pranzo e cena e yogurt a colazione, e ho anche ripreso a fare la merenda, cosa che non facevo da parecchi mesi. Però poi la sera, magari con la mia coinquilina, mi mangiavo un paio di fette biscottate con la crema di nocciole, non Nutella, una crema vegana. Oppure ieri abbiamo comprato delle merendine, cosa che a stento mangiavo da piccola, però ci siamo trovate, abbiamo preso queste merendine. O l'altro giorno la pizza,
non mi privo di queste cose, anzi, però durante gli altri giorni se mi va di mangiare l'insalata di couscous, mi mangio l'insalata di couscous, quando invece mi va di mangiare la pizza, mi mangio la pizza, senza privazioni, senza niente, semplicemente questo. Un'altra domanda che mi faccio è: ho veramente fame o sto cercando qualcosa da mangiare per noia? E anche qui, se mi faccio questa domanda, di solito è perché non ho veramente fame. Un'altra cosa di cui parla il libro è prendersi un momento. Io prima stavo costantemente con una serie TV o un video su YouTube mentre cucinavo, mentre mangiavo, sempre. Adesso invece mi dà quasi fastidio. Al limite qualche volta metto la musica, ma raramente. Invece no, bisogna prendersi il momento con calma e cucinare, mangiare, pensare soltanto a quello che si sta facendo. Anche cucinare bene. Ad esempio, prima cercavo ogni modo per evitare ingredienti, evitare cose, di usare grassi, di usare sale. Adesso se devo mettere un po' di olio per far soffriggere delle verdure, metto l'olio, non metto più l'acqua come prima. E poi un'altra cosa di cui parla il libro è che avevo già iniziato a fare prima di leggerlo, è masticare lentamente, o meglio mangiare lentamente. Il libro cita alcune tecniche, ad esempio poggiando la forchetta sul tavolo o mangiando con le bacchette cinesi o mangiare con la mano opposta. Io provo a fare piccoli bocconi perché il senso di fame arriva dopo circa 20 minuti. Ad esempio per quanto riguarda la pasta, io mangio un maccherone alla volta. Questo lo faccio da un paio d'anni ormai ed effettivamente è sempre molto imbarazzante quando mangio la pasta, perché poi la gente mi chiede tipo: ma ti sta piacendo? Sì, mi sta piacendo e me la finisco pure, basta che mi dai il tempo. Però vabbè, questo metodo funziona. Un'altra cosa è: se devi mangiare più cose all'interno di un pasto, quindi il primo, il secondo, il dolce, tu pensa a quello che stai mangiando in quel momento, non pensare a quello che mangerai dopo, altrimenti arriverai alla fine del piatto che non ti accorgerai nemmeno di aver mangiato. E questa cosa vale anche se pensi a qualcos'altro o se fai qualcos'altro mentre mangi, ad esempio se stai al telefono, se stai al computer, se pensi a quanti capitoli devi studiare, se pensi a quello che farai stasera, non ti godrai il momento. Arriverai alla fine del piatto che avrai ancora fame perché avrai mangiato velocemente e non ti sarai neanche goduto il momento, non ti sarai reso conto di aver mangiato. Io lo so che queste cose che sto dicendo sono banali per le persone che non hanno mai avuto problemi alimentari, ma wow, io non pensavo di poter arrivare a una situazione del genere in realtà, quindi sono molto felice di parlarne. E in realtà quando ho fatto vedere questo libro su Instagram, a proposito, seguitemi su Instagram, qualcuno mi ha già chiesto di fare un video al riguardo, quindi, cioè, che onore. Quindi appunto dovete mangiare lentamente e nutrire il vostro corpo, godervi il momento e anche godervi l'attesa, quello che dicevo prima, ovvero non fate altro neanche mentre cucinate, perché... E non mangiate mentre cucinate, godetevi l'attesa di cucinare e poi mangiate consapevolmente dopo. E fidatevi che questo metodo vi farà mangiare quello che volete quando volete, senza esagerare. Io prima mi sono privata di tante cose per tanti anni e alla fine ho passato un anno nel binge in cui mi abbuffavo di tutto. E ho preso anche parecchio peso in questo modo. Vi lascio sotto in descrizione anche il link del libro e vi lascio anche il link di una meditazione sulla consapevolezza alimentare. Io l'ho trovata abbastanza utile e l'ho ascoltata prima di leggere il libro. Magari potreste introdurre l'argomento in questo modo. È tutto. Spero che questo video vi sia stato utile. Alla prossima! Something hit me last night. Yeah, I was on my usual trip.